dei Bubu Target finali. Un pochino mi dispiace che questa è l'ultima puntata, ma solo di stagione, perché torneremo a settembre con tanti altri ospiti, tanti altri Bubu Target. E prima di leggervi i Bubu Target di oggi, che sono tutti indirizzati sul viaggio e sul turismo, vorrei ringraziare tutti coloro che sono venuti dalla prima all'ultima puntata di oggi, e in 18 puntate tantissimi ospiti, non li dico tutti per non dimenticarne nessuno. Quindi tutti quelli che sono venuti li voglio ringraziare, perché sono stati tutti interessanti e abbiamo scoperto nuove cose dell'Abruzzo e nuove cose in generale del mondo, perché ognuno, fotografi, pittori, artisti, cantanti, attori, tutti sono venuti, scrittori, poeti, a raccontarci un pezzo di mondo, e questa è stata una cosa molto bella. E voglio ringraziare anche Paolo Tocco, che nelle prime puntate è stato qui vicino e ci ha assistito, mi ha assistito. E adesso leggiamo i Bubu Target. Ovviamente ringrazio anche Giulio Berghella, sempre presente, preciso. Se non ci fosse lui è la rete di questo programma. E i Bubu Target di oggi. Dunque, parliamo di viaggi. Facendo una ricerca sui report di Google Trend, secondo quello che le persone ricercano nel mondo, sono appunto non solo gli hotel, ma gli hotel sono ormai, hanno gli stessi numeri di ricerca di campeggi e case vacanze, perché le persone dopo la pandemia, eccetera, eccetera, hanno il desiderio di fare vacanza qualche giorno in più, e quindi in una casa vacanza, in un campeggio, magari, qualcosa si risparmia e possono stare qualche giorno in più. Ma la grande, grandissima scoperta è l'aumento del turismo di prossimità, cioè quello in Italia, quello vicino, e c'è una grande ricerca non solo dall'estero, ma degli stessi italiani dei borghi. E il borgo, per esempio, più cercato qui in Italia è Civita di Bagnoregio nel Lazio, che sarebbe un posto veramente incantato. Per andarci devi fare un ponte lungo, 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 sospeso nel vuoto. Insomma, è veramente, sembra di vivere in una favola. Ma non solo. Di seguito a Civita di Bagnoregio ci sono poi i borghi della Toscana, Emilia-Romagna, Lombardia e dell'Abruzzo, che è ricercatissimo. Poi ci sono i musei d'Italia più cercati. Se uno va nei luoghi, non è solo divertimento, magari il mare, la montagna, cioè uno vuole andare a vedere anche la storia, la cultura, i musei, quello che possono offrire, farci vedere. I musei più cercati in Italia quali sono? Ad esempio, gli Uffizi di Firenze sono quelli proprio cercatissimi da tutto il mondo. Poi c'è il Palazzo Ducale a Venezia, il Museo Egizio a Torino, inevitabilmente, Napoli Sotterranea, quindi la Galleria Borbonica, che è un'esperienza, più che una visita in un museo, è proprio un'esperienza sulla pelle. E poi c'è la mistica, bellissima, esoterica cappella di San Severo a Napoli. Poi Villa Adriana e Pompei, ovviamente. I prezzi sono di tutti i musei in Italia, in media sono un po', insomma, sono altini. Possiamo dire 16 euro in media, qualcuno supera pure i 20, però insomma, si spendono tanti soldi così per la cultura. Possiamo pure fare un sacrificio, se ci piace, per imparare qualcosa in più e per avere anche una grossa emozione, perché i musei sono sempre una grossa emozione. Per chi invece proprio ama i borghi italiani, ci sono alcuni molto molto carini e suggeriti dal web. Uno è Scarsuola in Umbria. Conosci Scarsuola? Scarsuola in Umbria, un borgo che è caratterizzato da sculture alla Gaudì, che celano e custodiscono messaggi esoterici e di natura selvaggia. Poi c'è Trani in Puglia, famosissima Trani, che è veramente da andare a visitare, perché c'è un porticciolo, un castello svevo, c'è la cattedrale di San Nicola sul mare, e quindi vale veramente la pena. Poi un luogo poco conosciuto, io sinceramente non lo conoscevo, Arqua Petrarca in Veneto, io non ci sono mai stata, dove dimorò proprio Francesco Petrarca il Sommo. No, non è Sommo, non so se è Sommo, insomma, però grande poeta del canzoniere, e si trova sui famosi colli Euganei. Nella casetta dello scrittore c'è la mummia, pensate, questa è la grande curiosità, dentro la casa dello scrittore c'è la mummia del gatto, della sua gatta, è ancora mummificata e resta là. E in Abruzzo, invece, in Abruzzo il web consiglia,
Rocca Calascio, non poteva che essere Rocca Calascio, è famosa, è bella, piace a tutti e soprattutto è anche famosa perché ci sono stati girati dei film importanti come famosissimi come Lady Hawk, Amici miei, atto secondo, quelli dei quattro attori fantastici del cinema italiano. E anche The American, quindi The American. Quindi questi sono un po' i luoghi e se uno si può fare una gita oppure vuole fare una vacanza e non andare troppo lontano, restare in Italia, ci sono parecchi posti, che devo dire, lo sappiamo, bellissimi, ma anche poco conosciuti, almeno insomma c'è lo spunto di ricerca. Io vi lascio a Giulio Berghella con Salotto di Bambù e vi ricordo che comunque rtradioterapia.it la potete ascoltare su giornalenimontesicvano.com e su zaffiromagazine.com, che da lì subito sentite la radio. Vi mando un bacione, divertitevi per le vacanze, E io invece rilassatevi. faccio Wow, che bella un'incursione voce, Giulio! che di solito non faccio. Intanto vi aspetto per Salotto di Bambù fra un po'. E volevo ringraziare Angela Curatolo per aver Ah, grazie. portato professionalità, per aver portato cultura e per aver portato questa trasmissione all'interno di questo progetto che è Radioterapia e a cui vogliamo bene. È faticoso poter portare avanti un progetto come questo, ma ci crediamo e sicuramente porteremo delle cose Sì, bellissime nella prossima settembre, è stagione, a vero. settembre. Grazie veramente di cuore, Grazie Angela, a te, e a tutti quelli che sono stati con te, Anna Maria, grazie a te. Come no? Francesca, Beniamino e tutti gli ospiti che hai portato qui da noi. Grazie Veramente, veramente grazie. tanto. Un bacione. Ciao ragazzi. Mua.